Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Mancano 7 giorni esatti all'inizio del Festival di Sanremo. Lo guarderà? No. Come mai? Perché non mi interessa la musica, diciamo che non mi piace la musica italiana, ascolto altri generi e poi Sanremo penso che ormai sia una cosa da... sia abbastanza vecchio o non sia modernizzato, secondo me. Era stato quello di sempre, magari lo guarderanno le persone non tanto più giovani, ma a me non è una cosa che mi interessa. Poi sempre le sere impegnate, quindi non ho tempo di mettermi a guardare. Non guardo proprio televisione, quindi certo non guardo Sanremo. E non vai nemmeno a informarti magari su quale genere musicale è stato in gara a Sanremo durante quest'ultima edizione, oppure quali saranno gli artisti in gara? No, proprio non, proprio zero. Tra che festival così in genere di musica non li guardo proprio. La musica che mi piace me l'ascolto in radio o piuttosto in streaming e tutto a posto. In parte, parzialmente. Cosa significa? Significa che lo guarderò perché comunque mi piace sentire le nuove canzoni, però non assiduamente, ecco. E non tutte le sere, non dalle 9 di sera fino all'1:30 di notte. Esatto, giusto per sentire le nuove hit e i nuovi cantanti. Quindi tu lo guardi comunque per la musica, non perché ti interessa sapere come si comporterà la valletta di turno o il presentatore? Assolutamente, sono una musicista, quindi curo più l'aspetto musicale, sono in un'orchestra e quindi... Pensi che la musica sia sufficientemente valorizzata a Sanremo oppure prevale altro? Nelle prime azioni penso che prevalga altro, perché spesso dei pezzi ottimi non raggiungono dei posti in classifica alti così, comunque sicuramente è un trampolino di lancio per molti, anche giovani soprattutto. No, mai guardato. Come mai? Perché non mi è mai piaciuto guardarlo, semplicemente per la mia libertà di fare quello che voglio. Secondo lei come mai è riuscito a durare così tanto nel tempo? Perché sono tantissimi anni ormai che esiste il Festival di Sanremo. Ma dal momento in cui è un ripetitivo, come tutto il mondo, guerre comprese, perché penso profondamente alla mia età, dopo l'esperienza di vita fino a 75 anni, che l'uomo non è un animale intelligente. Scusatemi, neanche le donne per precisare. E quindi guarda Sanremo. Non lo so, fa tante cose da fare e da non fare, tra le quali c'è anche questo, ma sempre perché manca l'intelligenza, non per Sanremo in specifico, magari fosse solo quello. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.